il valore è incommensurabile. Non voglio essere retorico, è chiaro che c'è un aspetto economico, l'AIL finanzia in parte la ricerca, dà un consistente contributo alla ricerca ematologica sia del GMEMA che di altri gruppi, lo fa sia direttamente come AIL nazionale donando il 10% del 5 per 1000 raccolto ogni anno, ma lo fa anche più indirettamente con le sezioni locali dell'AIL che fanno donazioni sia al GMEMA che alle loro istituzioni locali, ai centri di ematologia locali, fornendo risorse per condurre queste sperimentazioni cliniche, che hanno bisogno di personale dedicato, hanno bisogno di infrastrutture. Quindi questo è un aspetto concreto, operativo, logistico, finanziario, ma c'è poi l'aspetto, diciamo, di supporto, chiamiamolo sociale. L'AIL è vicina ai ricercatori, noi sappiamo quanto è importante che la società civile, che le persone, le associazioni dei pazienti vedano la ricerca nel loro svolgersi e partecipino al suo sviluppo, lo condividano, e dall'altro lato che i ricercatori sentano questa vicinanza da parte dei gruppi dei pazienti e dei gruppi dei volontari, perché solo questo può creare quella forza di rottura che permette di fare questi grandi passi avanti che noi cerchiamo e di cui ancora abbiamo bisogno, perché abbiamo ottenuto tanti successi, abbiamo sfondato tante porte, abbiamo capito dei percorsi da fare, ma di strada per guarire tutti, come diceva il professor Mandelli, ce n'è ancora tanta da fare.